Capitolo 2. Pietro, l'impetuoso apostolo. Il Signore ha anche detto: Simone, Simone, ecco, Satana ti ha chiesto di vagliarti come il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, e tu, tornato, conferma i tuoi fratelli. Luca 22 versetti 31 e 32. Nel Nuovo Testamento abbiamo 4 elenchi dei 12 apostoli. Primo elenco in Matteo 10 versetti da 2 a 4. 1 Simone, Pietro. 2 Andrea. 3 Giacomo, figlio di Zebedeo. 4 Giovanni. 5 Filippo. 6 Bartolomeo. 7 Tommaso. 8 Matteo. 9 Giacomo, figlio di Alfeo. 10 Lebeo, Taddeo. 11 Simone lo Zelota. 12 Giuda Iscariota. Secondo elenco in Marco 3 versetti da 16 a 19. 1 Simone, Pietro. 2 Giacomo, figlio di Zebedeo. 3 Giovanni. 4 Andrea. 5 Filippo. 6 Bartolomeo. 7 Matteo. 8 Tommaso. 9 Giacomo, figlio di Alfeo. 10 Lebeo, Taddeo. 11 Simone lo Zelota. 12 Giuda Iscariota. Terzo elenco in Luca 6 versetti da 13 a 16. 1 Simone, Pietro. 2 Andrea. 3 Giacomo, figlio di Zebedeo. 4 Giovanni. 5 Filippo. 6 Bartolomeo. 7 Matteo. 8 Tommaso. 9 Giacomo, figlio di Alfeo. 10 Simone lo Zelota. 11 Giuda, fratello di Giacomo. 12 Giuda Iscariota. Quarto elenco in Atti 1 versetto 13. 1 Simone, Pietro. 2 Giacomo, figlio di Zebedeo. 3 Giovanni. 4 Andrea. 5 Filippo. 6 Tommaso. 7 Bartolomeo. 8 Matteo. 9 Giacomo, figlio di Alfeo. 10 Simone lo Zelota. 11 Giuda, fratello di Giacomo. Nei 4 elenchi sono nominati gli stessi 12 uomini e l'ordine in cui compaiono è molto simile. Il primo nome su tutte e 4 le liste è Pedro. Ciò conferma il suo status di leader e portavoce dell'intero gruppo. I 12 sono menzionati in 3 gruppi di 4. Il primo gruppo ha sempre Pedro in cima alla lista e comprende anche Andrés, Jacopo e Juan. Il secondo gruppo ha sempre Felipe per primo e include Bartolomé, Matteo e Thomas. Il terzo gruppo è sempre guidato da Giacomo figlio di Alfeo, e include Simone lo Zelota, Giuda figlio di Giacomo, che in Marco è chiamato Taddeo, e in Matteo è chiamato Lebeo, soprannominato Taddeo, e infine Giuda Iscariota. Il nome di Giuda Iscariota è omesso dall'elenco di Atti 1 perché a quel punto era già morto. Nelle 3 liste in cui compare il suo nome, viene identificato come il traditore. I 3 nomi all'inizio di ogni gruppo sembrano essere stati i leader di ogni gruppo. I 3 gruppi compaiono sempre nello stesso ordine, prima il gruppo di Pietro, poi il gruppo guidato da Filippo, quindi il gruppo guidato da Giacomo. I gruppi sembrano essere disposti in ordine decrescente di livello di intimità con Gesù. I membri del primo gruppo furono con tutta probabilità i primi discepoli che Gesù chiamò, Giovanni 1 versetti da 35 a 42. Pertanto, erano stati con lui più a lungo e avevano ricoperto le posizioni più fidate nella sua cerchia ristretta. Sono spesso visti insieme alla presenza di Cristo, specialmente nei momenti chiave. Dei 4 di questo primo gruppo, 3 di loro, Pedro, Jacopo e Juan, formano un circolo ancora più intimo. Questi 3 sono con Gesù negli eventi più importanti del suo ministero, quando gli altri apostoli non ci sono, o se sono presenti, non sono così vicini.
Ad esempio, tutti e tre sono presenti sul Monte della Trasfigurazione e nel Giardino del Getsemani, confronta Matteo 17 versetto 1, Marco 5 versetto 37, capitolo 13 versetto 3, e capitolo 14 versetto 33. Il secondo gruppo non è così prominente nel profilo, ma non c'è dubbio che siano figure importanti nei racconti evangelici. Il terzo gruppo sembra più distante e sono raramente menzionati nei resoconti relativi al ministero di Gesù. L'unico membro del gruppo 3 di cui sappiamo di più è Giuda Iscariota, e sappiamo di lui a causa del suo tradimento alla fine. Per questo, sebbene gli apostoli fossero 12, solo 3 di loro sembrano aver avuto un rapporto più intimo con Cristo. Gli altri apparentemente svilupparono un grado minore di familiarità personale con il Signore. Ciò suggerisce che un gruppo relativamente piccolo di 12 persone è ancora troppo grande perché una persona possa mantenere uno stretto rapporto con ciascun membro del gruppo. Gesù ne teneva 3 molto vicini a sé, Pietro, Giacomo e Giovanni. Poi arriva Andres, e poi gli altri, ovviamente su un piano di intimità discendente. Se Cristo, nella sua perfetta umanità, non poteva dedicare una pari quantità di tempo ed energia a tutti coloro che attirava a sé, nessun leader dovrebbe aspettarsi di poterlo fare. I 12 erano un gruppo molto eterogeneo. Le loro personalità e interessi abbracciavano un ampio spettro. I 4 del gruppo 1 sembrano essere gli unici uniti da comuni denominatori. I 4 erano pescatori, formavano 2 gruppi di fratelli, provenienti dalla stessa comunità e apparentemente amici da molto tempo. Al contrario, Matteo era un esattore delle tasse e una persona sola. Simone era un fanatico, un attivista politico e un diverso tipo di solitario. Gli altri provenivano da occupazioni sconosciute. Anche le loro personalità erano molto varie. Pedro era ansioso, aggressivo, coraggioso e schietto e aveva l'abitudine di far funzionare la bocca quando il suo cervello era in posizione neutra. Mi sono spesso riferito a lui come all'apostolo che parlava troppo, ma Giovanni parlava troppo poco. Nei primi 12 capitoli degli Atti, lui e Pietro sono compagni inseparabili, ma non si registra la minima parola di Giovanni. Bartolomeo, a volte chiamato Natanaele, era un vero credente che confessava apertamente la sua fede in Cristo ed era sempre pronto a mostrare la sua fede, confronta Giovanni 1 versetti 47-50. È importante notare che fa parte dello stesso gruppo di Thomas, e a volte fanno coppia, che era apertamente scettico e voleva una prova di tutto. Anche i loro background politici erano diversi. Matteo, l'ex esattore delle tasse, a volte chiamato Levi, era considerato una delle persone più spregevoli in Israele prima che Gesù lo chiamasse. Aveva assunto un lavoro presso il governo romano per riscuotere le tasse dalla sua stessa gente, denaro che serviva a finanziare l'esercito di occupazione in Israele. D'altra parte, in Luca 6 versetto 15 e in Atti 1 versetto 13 il meno noto dei 2 chiamati Simone è chiamato lo Zelota. Gli Zeloti erano un partito politico illegale che portò all'estremo il suo odio per Roma e complottò per rovesciare il governo romano. Molti di loro erano persone violente che vivevano al di fuori della legge. Poiché non avevano esercito, usarono il sabotaggio e l'uccisione per realizzare i loro piani politici. Erano, in effetti, terroristi. Una fazione di loro era conosciuta come i Sicarios, letteralmente, uomini del pugnale, a causa del piccolo pugnale ricurvo che usavano. Lo indossavano sotto i vestiti e lo usavano per eliminare presunti nemici politici, come gli esattori delle tasse. Altri bersagli preferiti dai sicari erano i soldati romani. Generalmente gli attacchi venivano fatti in pubblico, per creare terrore. Il fatto che Matteo,
un ex esattore delle tasse, e Simone, un ex zelota, entrarono a far parte dello stesso gruppo di 12 apostoli e una testimonianza del potere e della grazia di Cristo che cambiano la vita. È interessante che gli uomini chiave sia del primo che del secondo gruppo di apostoli furono originariamente chiamati all'inizio del ministero di Cristo. Giovanni 1 versetti 35-42 descrivono il modo in cui Gesù chiamò Giovanni e Andrea. Questi, a loro volta, portarono Pietro, che era il fratello di Andrea, quello stesso giorno. Giacomo, l'altro membro di quel gruppo, era il fratello di Giovanni, il che rende molto probabile che furono Andrea e Giovanni a condurlo a Cristo. In altre parole, l'associazione del primo gruppo con Gesù è avvenuta proprio all'inizio del ministero pubblico del Signore. Giovanni 1 versetti da 43 a 55 descrive anche la chiamata di Filippo e Natanaele, noto anche come Bartolomeo. Furono chiamati il giorno successivo, versetto 43. Quindi, anche questo gruppo ha una storia che risale all'inizio del ministero di Gesù. Erano uomini che avevano conosciuto bene Gesù e lo avevano seguito da vicino per molto tempo. La prima persona del primo gruppo, colui che si fece portavoce e guida di tutto il gruppo, fu Simone, detto anche Pietro, e Lecci 6 versetto 14. Simone, detto anche Pietro. Simone era un nome molto comune. Solo nel racconto evangelico ci sono almeno 7 persone di nome Simone. Tra i 12 ce n'erano 2, Simone Pietro e Simone lo Zelote. In Matteo 13 versetto 55 compaiono i nomi dei fratellastri di Gesù, e uno di loro si chiamava anche Simone. Il padre di Giuda Iscariota si chiamava anche Simone, Giovanni 6 versetto 71. Matteo 26 versetto 6 dice che Gesù mangiò in casa di un uomo di Betania di nome Simone il lebbroso. Anche un altro Simone, un fariseo, aprì la sua casa perché Gesù vi mangiasse, Luca 7 versetti da 36 a 40. E l'uomo reclutato per aiutare Gesù a portare la croce sulla via del Calvario era Simone di Cirene, Matteo 27 versetto 32. Il nome completo del Simone di cui ci occupiamo ora era Simone figlio di Giona, Matteo 16 versetto 17, Giovanni 21 versetti da 15 a 17. Il nome del padre di Simon Pietro, quindi, era John, a volte tradotto come Jonas. Non sappiamo nient'altro dei suoi genitori. Ma notate che Gesù gli diede un altro nome. Luca lo dice così, Simone, detto anche Pietro, e Lecci 6 versetto 14. La scelta delle parole di Lucas è importante qui. Gesù non solo gli ha dato un nuovo nome in sostituzione del vecchio, ma lo ha chiamato, anche, Pietro. Questo discepolo era talvolta conosciuto come Simone, talvolta come Pietro e talvolta come Simon Pietro. Pedro, era una specie di soprannome. Significa, roccia. Petros è la parola greca per, un pezzo di roccia, una pietra. L'equivalente aramaico era cefa, confronta 1 Corinzi 1 versetto 12, capitolo 3 versetto 22, capitolo 9 versetto 5, e capitolo 15 versetto 5, Galati 2 versetto 9. Giovanni 1 versetto 42 descrive il primo incontro faccia a faccia di Gesù con Simon Pietro, e Gesù, guardandolo, disse, tu sei Simone, figlio di Giona, ti chiamerai Cefa, che significa Pietro. Peter è un nome derivato dalla parola aramaica e greca per pietra. Queste furono apparentemente le prime parole che Gesù rivolse a Pietro. E da quel momento in poi, Rock, fu il suo soprannome. A volte, però, il Signore continuava a chiamarlo Simone. Ogni volta che questo accade nelle scritture, di solito è perché Pietro ha fatto qualcosa che deve essere rimproverato e corretto.
Il soprannome era importante, e il Signore aveva un motivo preciso per darglielo. Per natura, Simon era impetuoso, volubile e inaffidabile. Tendeva a fare grandi promesse che non poteva mantenere. Era una di quelle persone che si danno anima e corpo a qualcosa ma si arrendono prima di finirla. Di solito era il primo a entrare e troppo spesso il primo a uscire. Quando Gesù lo incontrò, corrispondeva alla descrizione di Giacomo di un uomo dalla mente doppia, instabile in tutte le sue vie, Giacomo 1 versetto 5. Sembra che Gesù abbia cambiato il nome di Pietro in modo che questo soprannome fosse un ricordo perpetuo di come avrebbe dovuto essere. E da quel momento in poi, ogni volta che Gesù gli parlava, gli mandava questo sottile messaggio. Se lo chiamava Simon, gli stava dicendo che stava interpretando se stessa. Se lo chiamava una roccia, lo stava riconoscendo per essersi comportato nel modo in cui avrebbe dovuto agire. Tommy Lasorda, ex allenatore dei Los Angeles Dodgers, racconta la storia di un giovane battitore magro che era nuovo nelle leghe minori dei Dodgers. Il ragazzo era timido, ma aveva un braccio straordinariamente forte e preciso. Lasorda era convinto di avere il potenziale per diventare uno dei grandi del baseball negli Stati Uniti. Ma, secondo Lasorda, il giovane aveva bisogno di più veemenza e spirito competitivo. Doveva perdere la sua timidezza. Così le diede un soprannome che era l'esatto opposto della sua personalità. L'ha chiamato Bulldog. Col tempo, questo è esattamente ciò che è diventato Orel Scheiser, uno dei giocatori più tenaci che abbia mai raggiunto la Major League Baseball. Il soprannome divenne un perpetuo promemoria di ciò che avrebbe dovuto essere e, in poco tempo, quel soprannome definì completamente il suo atteggiamento. Questo giovane di nome Simone, che sarebbe diventato Pietro, era impetuoso, aggressivo e impaziente. Aveva bisogno di diventare una roccia, e quello era il nome che Gesù gli aveva dato. In seguito il Signore poteva gentilmente rimproverarlo o lodarlo usando un nome o l'altro. Dopo il primo incontro di Gesù con Simon Pietro, troviamo due distinti contesti in cui il nome Simone viene regolarmente applicato a lui. Uno è un contesto secolare. Quando, ad esempio, la scrittura si riferisce alla sua casa, di solito lo fa parlando della casa di Simone, Marco 1 versetto 29, Luca 4 versetto 38, Atti 10 versetto 17. Quando si riferisce alla suocera, lo fa in termini simili, la suocera di Simone, Mac 1 versetto 30, e Leci 4 versetto 38. Luca 5. Quando descrive il mestiere di pescatore, dice che una di quelle barche, che era di Simone, versetto 3, e Luca dice che Giacomo e Giovanni erano compagni di Simone, versetto 10. Tutte queste espressioni che si riferiscono a Simone per nome compaiono in contesti secolari. Quando in tali contesti viene chiamato Simon, l'uso del suo vecchio nome di solito non ha nulla a che fare con la sua spiritualità o il suo carattere. Questo è il modo normale di indicare ciò che gli apparteneva come uomo naturale, il suo lavoro, la sua casa o la sua vita familiare. Queste sono le cosiddette cose, Simon. La seconda categoria di riferimenti in cui è anche chiamato Simone è quando Pietro espone le caratteristiche del suo io, non rigenerato, quando peccava in parole, atteggiamenti o azioni. Ogni volta che inizia a comportarsi come se stesso, Gesù e gli autori del Vangelo lo chiamano di nuovo Simone. In Luca 5 versetto 5, per esempio, Luca scrive, Simone gli rispose e gli disse, Maestro, abbiamo lavorato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò la rete. Lì parliamo con il giovane Simon, il pescatore. Sembra scettico e riluttante,
Ma quando obbedisce i suoi occhi si aprono per vedere Gesù per quello che è veramente, Luca inizia a riferirsi a lui con il suo nuovo nome. Il versetto 8 dice, Simon Pietro, vedendo ciò, cadde in ginocchio davanti a Gesù, dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Vediamo Gesù che lo chiama Simone in riferimento ai fallimenti più gravi della sua carriera. In Luca 22 versetto 31, anticipando il tradimento di Pietro, Gesù disse, Simone, Simone, ecco, Satana ti ha chiesto di vagliarti come il grano. Più tardi, nell'orto del Getsemani, quando Pietro avrebbe dovuto vegliare e pregare con Gesù, si addormentò. Scrive Marco, Gesù venne e li trovò addormentati, e disse a Pietro, Simone, dormi. Non sei stato in grado di guardare un'ora. Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione, lo spirito si è pronto, ma la carne è debole, Mac 14 versetti 37 e 38. Quindi di solito quando Pietro aveva bisogno di essere ripreso o ammonito, Gesù lo chiamava Simone. Doveva essere arrivato al punto che ogni volta che Gesù lo chiamava, Simone, Pietro tremava. Sicuramente deve essersi detto, per favore chiamami Rock prima. Al che il Signore avrebbe potuto rispondere, ti chiamerò roccia quando ti comporti da roccia. È ovvio dalla lettura dei racconti evangelici che l'apostolo Giovanni conosceva molto bene Pietro. Erano stati amici per tutta la vita, soci nel settore della pesca e vicini di casa. È interessante che nel Vangelo di Giovanni, Giovanni si riferisca al suo amico 15 volte come Simon Pietro. Sembra che Juan non riuscisse a decidere il nome con cui chiamarlo in una certa situazione perché vedeva costantemente entrambi i lati di Pedro. Quindi l'ho appena chiamato con entrambi i nomi. Infatti, Simon Pietro, è il modo in cui Pietro si definisce nell'introduzione alla sua seconda epistola, Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, seconda lettera di Pietro 1 versetto 1. In effetti, prese il soprannome che Gesù gli aveva dato e ne fece il suo cognome, confronta Atti 10 versetto 32. Dopo la sua risurrezione, Gesù disse ai suoi discepoli di tornare in Galilea, dove aveva intenzione di apparire loro, Matteo 28 versetto 7. Impaziente, Simone si stancò di aspettare, così annunciò la sua decisione di tornare a pescare, Giovanni 21 versetto 3. Come al solito, gli altri discepoli seguirono obbedientemente il loro capo. Sono saliti sulla barca, hanno pescato tutta la notte e non hanno preso niente. Ma la mattina dopo Gesù li incontrò sulla spiaggia, dove preparò loro la colazione. Apparentemente, lo scopo principale dell'incontro per la colazione era la restaurazione di Pietro, che, ovviamente, aveva peccato in modo grave maledicendo Gesù la notte in cui fu tradito. Per tre volte Gesù lo chiamò Simone, chiedendogli, Simone, figlio di Giona, mi ami. Giovanni 21 versetti da 15 a 17. Tre volte, Pedro ha ribadito il suo amore. Quella fu l'ultima volta che Gesù dovette chiamarlo Simone. Poche settimane dopo, a Pentecoste, Pietro e il resto degli apostoli furono ripieni di Spirito Santo. Ed era Pietro, la roccia, che predicava quel giorno. Pietro era esattamente ciò che molti cristiani sono oggi, carnale e spirituale. A volte soccombeva alle abitudini della carne, altri, ha agito nello spirito. A volte era un peccatore, ma altre volte si comportava come un uomo giusto deve agire. Quest'uomo esitante, a volte Simone, a volte Pietro, era il capo dei dodici. Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Simon Pedro era un pescatore di professione. Lui e suo fratello Andrea appartenevano a una famiglia di pescatori che viveva a Cafarnao.
hanno pescato nel mare di Galilea. I pescatori commerciali dei giorni di Gesù pescavano tre tipi di pesce in quel lago. I piccoli pesci, menzionati in Giovanni 6 versetto 9 in relazione al nutrimento dei 5.000, sono sardine. Sardine è un tipo di pane sottile, quasi come un biscotto, era il cibo comune in quella regione. Un'altra classe di pesci, detti barbi, per certi filamenti di carne che sporgono da entrambe le estremità della bocca, è una specie di carpa, con spine, che può raggiungere dimensioni piuttosto grandi, fino a 8 kg. Un barbo era probabilmente il tipo di pesce che Pietro catturò con una moneta in bocca secondo Matteo 17 versetto 27, perché è l'unico pesce nel mare di Galilea abbastanza grande da ingoiare una moneta ed essere anche preso con un amo. Il terzo e più comune tipo di pesce commerciale è il must, un tipo di pesce che nuota e si nutre in acque poco profonde e ha una piccola pinna dorsale simile a una sega. Quelli commestibili misurano da circa 15 a circa 30 cm di lunghezza. Ancora oggi, i ristoranti vicino al mare di Galilea servono questo pesce fritto ed è popolarmente conosciuto come pesce San Pedro. Simone e Andrés passavano le notti a pescare questi pesci con le loro reti. I fratelli erano originari di un piccolo villaggio chiamato Betsaida che si trovava nella parte settentrionale del lago, Giovanni 1 versetto 44, ma erano andati a vivere in una città più grande chiamata Cafarnao, Marco 1 versetti da 21 a 29. Ai tempi di Gesù, Cafarnao era la città più grande all'estremità settentrionale del mare di Galilea. Per diversi mesi Gesù fece di Cafarnao la sua casa e la base del suo ministero. Ma come leggiamo in Matteo 11 capitoli da 21 a 24, egli pronunciò parole di lamento per Cafarnao e per Betsaida. Entrambe le città oggi non sono altro che rovine. È ancora possibile vedere le rovine della sinagoga di Cafarnao. Nelle vicinanze, solo un isolato a sud, gli archeologi hanno trovato le rovine di un'antica chiesa. La tradizione primitiva, la cui datazione può essere collocata almeno nel III secolo, dice che la chiesa fu costruita sulla casa di Pedro. In effetti, gli archeologi hanno trovato molti segni che indicano che i cristiani del II secolo veneravano questo luogo. È molto probabile che fosse la casa in cui visse Pedro. Da lì alla sponda del lago il tratto è brevissimo. Simon Pedro era sposato. Lo sappiamo da quanto dice Luca 4 versetto 38, dove è narrata la guarigione che Gesù operò miracolosamente alla suocera. Nella prima lettera ai Corinzi 9 versetto 5 l'apostolo Paolo dice che Pietro portò sua moglie in uno dei suoi viaggi missionari. Ciò potrebbe indicare che non avevano figli o che i figli erano cresciuti quando portò sua moglie in missione. Tuttavia, la scrittura non dice espressamente che ebbero figli. Pietro era sposato. Questo è tutto ciò che sappiamo per certo sulla sua vita familiare. Sappiamo che Simon Pietro era il capo degli apostoli, e non solo perché il suo nome è in testa a tutte le liste dove compaiono i dodici. Abbiamo anche l'affermazione esplicita in Matteo 10 versetto 2, i nomi dei dodici apostoli sono questi, primo Simone, detto Pietro. La parola tradotta, primo, in questo versetto è il termine greco protos. Non si riferisce al primo della lista, ma al primo per importanza, il capogruppo. La leadership di Pedro è chiaramente evidente nel modo in cui si comporta abitualmente come portavoce dell'intero gruppo. È sempre in primo piano, in prima linea. Sembra che avesse una personalità naturalmente dominante, e Gesù decise di mettere a frutto quel dono naturale tra i dodici. Dopotutto, è stato il Signore a sceglierlo come capo. Pietro è stato formato e addestrato dal disegno sovrano di Dio di essere il capo. Inoltre, Gesù stesso lo ha formato e addestrato ad essere. Pertanto,
Quando guardiamo Pietro, vediamo come Dio forma un leader. A parte il nome di Gesù, quello di Pietro è il nome più citato nei Vangeli. Nessuno parla così spesso come Pietro, e il Signore non si riferisce a nessuno più spesso di Pietro. Nessun discepolo è così rimproverato dal Signore come lo è Pietro, e nessun discepolo rimproverò Gesù come fece Pietro, Matteo 16 versetto 22. Nessun altro ha confessato Gesù in modo così deciso o ha riconosciuto la sua signoria in modo così esplicito come Pietro, né nessun altro discepolo rinnegò Gesù così energicamente o pubblicamente come Pietro. Nessuno è lodato e benedetto da Gesù come lo fu Pietro, e Pietro era l'unico che Gesù chiamò Satana. Il Signore aveva cose più difficili da dire a Pietro che a chiunque altro. Tutto questo ha contribuito a fare di lui il leader che Cristo ha voluto che fosse. Dio ha preso un uomo con una personalità ambivalente, vacillante, impulsiva e ribelle e lo ha trasformato in un leader solido come una roccia, il più grande predicatore tra gli apostoli e, in ogni senso, la figura dominante nei primi 12 capitoli degli Atti, quando avviene la nascita della Chiesa. Nella vita di Pedro vediamo tre elementi chiave per fare un vero leader: la giusta materia prima, le giuste esperienze di vita e le giuste qualità caratteriali. Lascia che ti mostri esattamente cosa intendo. La materia prima che fa un vero leader. È oggetto di discussione se si nasca o si crei un vero leader. Pedro è un argomento forte per coloro che sostengono che alcune persone nascono con determinate capacità innate che devono essere adeguatamente sviluppate per formare un autentico leader. Pietro aveva la fibra di leadership che Dio gli aveva dato e che era intessuta nella sua personalità fin dall'inizio. Era stato realizzato con la giusta materia prima. Certo, è stato Dio a formarlo così nel grembo di sua madre, confronta il Salmo 139 versetti 13-16. Ci sono, tra l'altro, nell'indole naturale di Simon Pedro, alcuni tratti evidenti che sono stati decisivi per raggiungere la sua capacità di leadership. Queste non sono generalmente caratteristiche che possono essere sviluppate con la sola formazione. Nel caso di Pedro, erano tratti innati del suo temperamento. La prima è la curiosità, nel senso di indagare. Quando cerchi un leader, vuoi qualcuno che faccia molte domande. Gli individui che non sono curiosi semplicemente non sono buoni leader. La curiosità è essenziale nella leadership. Le persone che si accontentano di ciò che non sanno, si accontentano della loro ignoranza di ciò che non capiscono, compiacenti di ciò che non hanno analizzato e che vivono a proprio agio con problemi irrisolti non possono condurre. I leader devono avere una curiosità insaziabile. Devono essere persone affamate di trovare risposte. Sapere è potere. Chi ha le informazioni è colui che ha il vantaggio. Se vuoi trovare un leader, cerca qualcuno che faccia le domande giuste e cerchi sinceramente le risposte. Questo tipo di curiosità di solito si manifesta nella prima infanzia. La maggior parte di noi si è imbattuta in bambini che fanno domande su domande, esaurendo i loro genitori e altri adulti con la loro incessante raffica di piccoli enigmi. Alcuni di noi possono persino ricordare di essere stati così da bambini. Questo fa parte della fibra della leadership. I migliori risolutori di problemi sono quelli che sono spinti da un inestinguibile entusiasmo nel conoscere e capire le cose. Nei racconti evangelici, Pietro fa più domande di tutti gli altri apostoli messi insieme. Di solito era Pietro a chiedere al Signore di spiegare le sue frasi difficili da capire, Matteo 15 versetto 15, Luca 12 versetto 41. Fu Pietro a chiedergli quante volte doveva perdonare, Matteo 18 versetto 21.
Fu Pietro a chiedere quale sarebbe stata la ricompensa che i discepoli avrebbero avuto per aver lasciato tutto per seguire Gesù, Matteo 19 versetto 27. Fu Pietro a chiedere del fico che si era seccato, Marco 11 versetto 21. Fu Pietro a porre delle domande a Cristo risorto, Giovanni 21 versetti da 20 a 22. Voleva sempre saperne di più, capire meglio. E quel tipo di curiosità è un elemento fondamentale in un vero leader. Un altro ingrediente necessario è l'iniziativa. Se un uomo è fatto per la leadership, deve avere grinta, ambizione ed energia. Un vero leader deve essere il tipo di persona che fa accadere le cose. È un antipasto. Pietro non solo faceva domande, ma di solito era anche il primo a rispondere a qualsiasi domanda posta da Gesù. Spesso camminava su terreni accidentati. C'è quella famosa occasione in cui Gesù chiese, chi dice la gente sia il figlio dell'uomo? Matteo 16 versetto 13. C'erano varie opinioni che circolavano tra la gente su questo. Alcuni dicono, Giovanni Battista, altri, Elia, e altri, Geremia, o uno dei profeti, versetto 14. Gesù chiede poi in particolare ai discepoli, e voi, chi dite che io sia? Versetto 15, corsivo dell'autore. Fu a questo punto che Pietro alzò la voce sopra gli altri per dire, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, versetto 16. Gli altri discepoli stavano ancora elaborando la domanda, come scolari timorosi di parlare alla possibilità di dare la risposta sbagliata. Pedro è stato audace e deciso. Questa è una caratteristica essenziale di ogni grande leader. A volte ha dovuto fare un passo indietro, ritrattare o ricevere censure. Ma il fatto di essere sempre pronto a cogliere le opportunità nel momento in cui si presentavano lo contraddistingueva come un leader naturale. Nell'orto del Getsemani, quando giunsero i soldati romani dalla fortezza Antonia per arrestare Gesù, tutti e tre gli scrittori sinottici dicono che c'era una grande folla, armata di spade e bastoni, Matteo 26 versetto 47, confronta Marco 14 versetto 43, e Luca 22 versetto 47. Una tipica unità dell'esercito romano contava 600 soldati, quindi è molto probabile che c'erano centinaia di soldati romani pronti ad andare in battaglia quella notte intorno al frutteto. Senza un attimo di esitazione, Pietro estrasse la spada e colpì con la spada la testa di Malco, il servo del sommo sacerdote. Il sommo sacerdote e il suo staff potrebbero essere stati in testa alla folla, perché era il dignitario che aveva ordinato l'arresto. Senza dubbio quello che Peter voleva fare era tagliare la testa dell'uomo, ma era un pescatore, non uno spadaccino. Malco schivò il colpo ma perse l'orecchio. Allora Gesù, toccandogli l'orecchio, lo guarì, Luca 22 versetto 51, e comandò a Pietro, riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada, Matteo 26 versetto 52. In tal modo confermò l'equità della pena capitale come legge divina. Pensiamo a questo incidente. C'era un intero distaccamento di soldati romani lì, che contava anche diverse centinaia. Cosa pensava di fare Pedro? Tagliare la testa a tutti, uno per uno. Molte volte, nella sua passione per prendere l'iniziativa, Pedro ha trascurato l'ovvia realtà del quadro generale. Ma nonostante tutta la sua impetuosità, Peter aveva le carte in regola per fare di lui un leader. È meglio lavorare con un uomo simile piuttosto che cercare di motivare qualcuno che è passivo e indeciso. Come recita un adagio popolare, è molto più facile smussare un ventaglio che resuscitare i morti. Ci sono persone che devono essere trascinate per andare avanti. Pietro non era uno di quelli. Ha sempre voluto andare avanti.
Ho cercato di sapere ciò che non sapevo e di capire ciò che non capivo. È stato il primo a porre domande e il primo a cercare di rispondere alle domande. Ha sempre preso l'iniziativa, ha colto l'attimo e ha caricato. Questo è il segno distintivo della leadership. Ricorda che queste caratteristiche sono solo la materia prima da cui è realizzato il capo. Pedro aveva bisogno di essere addestrato, raffinato e maturato. Perché per compiere l'opera che Cristo aveva per lui, aveva bisogno di verve e compostezza, coraggio per alzarsi a Gerusalemme a Pentecoste e predicare il Vangelo di fronte alle stesse persone che avevano messo a morte il loro Messia. Ma Peter era il tipo di persona che poteva essere addestrato a prendere quel tipo di iniziativa coraggiosa. C'è un terzo elemento della materia prima che fa un vero leader, l'impegno, la partecipazione. I veri leader sono sempre al centro dell'azione. Non si siedono e dicono agli altri cosa fare mentre vivono una vita confortevole lontano dal calore della battaglia. Un vero leader attraversa la vita con un tale slancio che vedi una nuvola di polvere intorno a lui. Proprio per questo la gente lo segue. Le persone non possono seguire qualcuno che mantiene le distanze. Il vero leader è colui che mostra la via. Va a combattere davanti ai suoi seguaci. Una notte, Gesù si recò dai discepoli in mezzo al mare di Galilea, camminando sulle acque mentre infuriava una violenta tempesta. Quale dei discepoli è quello che è saltato giù dalla barca? Pedro. È il Signore, deve aver pensato. E sono qui quando dovrei essere nel bel mezzo dell'azione. Gli altri discepoli si chiedevano se stessero vedendo un fantasma, Matteo 14 versetto 26. Ma Pietro disse, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Gesù rispose, vieni, versetti 27-29, e prima che gli altri lo sapessero, Pietro era fuori dalla barca, camminando sulle acque. Il resto dei discepoli era ancora aggrappato ai loro posti, cercando di non essere spazzato via dalla barca dalla tempesta. Ma Pedro saltò fuori senza pensarci due volte. Questo è impegno, un serio impegno. Solo dopo aver lasciato la barca e aver percorso una certa distanza si rese conto del pericolo e iniziò ad affondare. Spesso, studiando questo brano, Pietro viene accusato di mancanza di fede e non gli viene dato il merito che gli spetta per essere saltato giù dalla barca con fede. Prima di liquidarlo per la debolezza che lo ha quasi ucciso, ricordiamo dov'era quando ha cominciato ad affondare. Allo stesso modo, sebbene Pietro negasse Cristo, non dimentichiamo un fatto molto significativo: lui e un altro discepolo, probabilmente il suo amico di una vita, Giovanni, furono gli unici che seguirono Gesù fino alla casa del sommo sacerdote per vedere cosa stava dicendo. Gesù. Giovanni 18 versetto 15. E nel cortile della casa del sommo sacerdote, Pietro era l'unico che rimase abbastanza vicino a Gesù perché il Signore si voltasse e lo guardasse negli occhi quando il gallo cantava, Luca 22 versetto 61. Molto tempo dopo che gli altri discepoli avevano abbandonato Cristo ed erano fuggiti per salvarsi la vita, Pietro era virtualmente solo in una posizione in cui una tale tentazione avrebbe potuto abbatterlo, perché nonostante la sua paura e debolezza, non poteva abbandonare completamente Cristo. Questo è l'atteggiamento di un vero leader. Quando quasi tutti gli altri se ne furono andati, cercò di rimanere il più vicino possibile al suo Signore. Pedro non era il tipo di leader che si accontentava di inviare messaggi alle sue truppe da lontano. Essere coinvolto in prima persona era la sua passione, motivo per cui è sempre vicino al centro dell'azione. Questo era il tipo di fibra di cui era fatto Pedro, un insaziabile desiderio di conoscere, una volontà di prendere l'iniziativa e una passione per mettersi in gioco in prima persona. Adesso toccava al Signore formarlo e plasmarlo,
Perché francamente quel tipo di materia prima, se non portata sotto il controllo del Signore, può essere molto pericolosa. Le esperienze di vita che danno forma a un vero leader. In che modo il Signore ha preso un uomo di natura così rozza e raffinata per diventare un leader? Per prima cosa, si è assicurato che Peter avesse il tipo di esperienze di vita che lo avrebbero aiutato a diventare il tipo di leader che Cristo voleva che fosse. È in questo senso che si fanno i veri leader, non semplicemente si nasce. L'esperienza può essere un insegnante difficile. Nel caso di Pedro, gli alti e bassi della sua esperienza sono stati drammatici e spesso dolorosi. La sua vita era piena di tortuosi zigzag. Il Signore lo ha portato attraverso 3 anni di prove e difficoltà che gli hanno dato una vita del tipo di esperienze che ogni vero leader deve sopportare. Perché Gesù ha fatto questo? Gli piaceva tormentare il povero Pedro? No, certo che no. Le esperienze, anche quelle difficili, erano tutte necessarie per renderlo l'uomo che Gesù aveva bisogno che fosse. Recentemente ho letto i risultati di uno studio su tutti i giovani negli Stati Uniti che sono stati coinvolti in attacchi con armi da fuoco nelle scuole. Attraverso questo studio si è appreso che il denominatore comune tra coloro che hanno sparato con armi da fuoco è che praticamente tutti sono giovani a cui è stato prescritto il Ritalin o altri antidepressivi per controllare i problemi comportamentali. Invece di essere disciplinati per atteggiamenti inappropriati e cattiva condotta, sono stati drogati fino allo stupore. Invece di insegnare loro il comportamento e l'autocontrollo, gli psicologi prescrivevano farmaci per la mente che potevano frenare solo temporaneamente la loro ribellione. Non si sono mai confrontati né hanno fatto nulla contro gli atteggiamenti provocatori e ribelli che erano la radice del problema. Quei giovani erano stati artificialmente protetti dalle conseguenze della loro ribellione nella prima adolescenza. E hanno perso esperienze di vita che avrebbero potuto modellare il loro carattere in modo diverso. L'apostolo Pietro ha imparato molto attraverso esperienze difficili. Ha imparato, ad esempio, che le sconfitte schiaccianti e le profonde umiliazioni spesso arrivano subito dopo le più grandi vittorie. Dopo che Gesù lo lodò per la sua grande confessione registrata in Matteo 16, versetto 16, Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, Pietro subì il rimprovero più duro mai ricevuto da un discepolo del Nuovo Testamento. Ad un certo punto, Cristo lo ha chiamato beato, promettendogli le chiavi del regno, versetti da 17 a 19, e nel paragrafo successivo, lo chiama Satana e dice, va dietro a me, versetto 23, che significa, non intralciarmi. Quell'incidente è avvenuto poco dopo la confessione trionfante di Peter. Gesù annuncia ai discepoli che si recherà a Gerusalemme, dove sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi che lo condurranno alla morte. Gli bastava sentire l'intenzione di Gesù per Pietro, presolo in disparte, cominciò a rimproverarlo, dicendo, Signore, abbi pietà di te, in nessun modo questo ti deve accadere, Matteo 16 versetto 22. Il sentimento di Pedro è perfettamente comprensibile. Ma pensava solo da un punto di vista umano. Non conoscevo il piano di Dio. Senza rendersene conto, stava cercando di dissuadere Cristo esattamente da ciò per cui era venuto sulla terra. Com'era sua abitudine, Pedro parlava quando avrebbe dovuto ascoltare. Le parole di Gesù a Pietro sono state molto dure e non ha mai parlato così con nessun altro, ma lui, voltandosi, disse a Pietro, «Vieni dietro a me, Satana! Mi fai inciampare, perché non miri alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini», versetto 23. Pietro aveva appena appreso che Dio poteva rivelargli la verità e guidare le sue parole se avesse sottomesso la sua mente alla verità. Non dipendeva da un messaggio umano.
Il messaggio che doveva proclamare gli è stato dato da Dio, versetto 17. Gli sarebbero anche state date le chiavi del regno, il che significa che la sua vita e il suo messaggio avrebbero sbloccato il regno di Dio per la salvezza di molti, versetto 19. Ma ora, attraverso la dolorosa esperienza di essere stato rimproverato dal Signore, Pietro apprese anche di essere vulnerabile a Satana. Satana poteva riempirsi la bocca proprio come poteva farlo il Signore. Se Pietro si preoccupava delle cose degli uomini piuttosto che delle cose di Dio, o se non faceva la volontà di Dio, poteva essere uno strumento del nemico. In seguito, la notte dell'arresto di Gesù, Pietro cadde di nuovo vittima di Satana. Questa volta ha imparato la dura lezione che era umanamente debole e non poteva fidarsi della propria determinazione. Tutte le sue presuntuose promesse e i suoi seri propositi non lo salvarono dalla caduta. Dopo aver dichiarato davanti a tutti che non avrebbe mai rinnegato Cristo, lo rinnegò rafforzando la sua negazione con appassionate maledizioni. Satana lo stava vagliando come il grano. Pietro ha così imparato quanta paglia e quanta poca sostanza c'era in lui, e quanto doveva essere vigile e attento per confidare solo nella forza del Signore. Allo stesso tempo, apprese che, nonostante le sue tendenze peccaminose e le sue debolezze spirituali, il Signore voleva servirsi di lui e lo avrebbe sostenuto e preservato a qualunque costo. Peter imparò tutte queste cose per esperienza. A volte le esperienze sono state amare, sconvolgenti, dolorose e umilianti. Altre volte erano ispiratrici, edificanti e perfettamente gloriose, come quando vide lo splendore divino di Gesù sul monte della Trasfigurazione. In un modo o nell'altro, Pedro ha sfruttato al massimo le sue esperienze, traendo lezioni che lo hanno aiutato a essere il grande leader che è diventato. Le qualità caratteriali che definiscono un vero leader. Un terzo elemento nella preparazione di un leader, oltre al giusto materiale innato e alle giuste esperienze di vita, è il giusto carattere. Il carattere, ovviamente, è assolutamente determinante nella leadership. L'attuale declino morale negli Stati Uniti è direttamente correlato al fatto che abbiamo eletto, nominato e assunto troppi leader che non hanno carattere. Negli ultimi anni, alcuni hanno cercato di sostenere che il carattere non ha nulla a che fare con la leadership, che ciò che un uomo fa nella sua vita privata non dovrebbe essere un fattore nel determinare se è ritenuto competente a svolgere un ruolo pubblico di leadership. Questa prospettiva è diametralmente opposta a ciò che insegna la Bibbia. Il carattere è importante nella leadership, è molto importante. In effetti, il carattere è ciò che rende possibile la leadership. Le persone semplicemente non possono rispettare o fidarsi di coloro che mancano di carattere. E se un uomo non è rispettato, non sarà seguito. Il tempo e la verità vanno di pari passo. I leader senza carattere finiranno per deludere i loro seguaci e perdere la loro fiducia. L'unico motivo per cui queste persone sono spesso popolari è che fanno sentire meglio con se stesse altre persone che non hanno carattere. Ma non sono veri leader. Affinché la leadership duri, deve essere radicata nel carattere. Il carattere genera rispetto. Il rispetto genera fiducia. E la fiducia motiva i follower. Anche nel regno puramente umano, la maggior parte delle persone riconosce che la vera leadership è associata a qualità caratteriali come integrità, affidabilità, rispettabilità, altruismo, umiltà, autodisciplina, autocontrollo e coraggio. Tali virtù riflettono l'immagine di Dio nell'uomo. Sebbene l'immagine divina sia gravemente offuscata nell'umanità caduta, non è stata completamente cancellata. Ecco perché anche i pagani riconoscono tali qualità come virtù desiderabili e requisiti importanti per una vera leadership.
Cristo stesso è l'epitome di come dovrebbe essere un autentico leader. È perfetto in tutti gli attributi che compongono il carattere di un leader. È la personificazione di tutte le qualità più autentiche, pure, alte e nobili della leadership. Ovviamente, nella leadership spirituale, il grande scopo e obiettivo è portare le persone a essere simili a Cristo. Ecco perché il capo stesso deve manifestare un carattere cristiano. Ecco perché le richieste di leadership nella Chiesa sono così alte. L'Apostolo Paolo ha riassunto lo spirito del vero leader quando ha scritto: «Siate imitatori di me, come io di Cristo», 1 Corinzi 11 versetto 1. Peter avrebbe potuto scrivere la stessa cosa. Il suo carattere è stato modellato e plasmato dall'esempio che aveva visto in Cristo. Aveva la materia prima per diventare un leader, e questo era molto importante. Le sue esperienze hanno aiutato ad affinare le sue naturali capacità di leadership e ad affinarlo, e anche questo è stato fondamentale. Ma la vera chiave di tutto, il fondamento essenziale su cui il vero leader sale o cade sempre, è il carattere. Sono state le capacità caratteriali che Peter ha sviluppato attraverso la sua intima associazione con Cristo che alla fine lo hanno reso il grande leader che è diventato. James Miller ha scritto: «L'unica cosa che esce dalla tomba con le persone in lutto, e rifiuta di essere sepolta, è il carattere di un uomo. Ciò che è un uomo, gli sopravvive. Che non sarà mai sepolto. Questa è una sensazione vera, ma c'è qualcosa di più importante di ciò che la gente pensa di noi dopo che siamo morti. Ciò che è molto più importante è l'impatto che abbiamo mentre siamo ancora qui». Quali sono alcune delle qualità caratteriali di un leader spirituale che sono state sviluppate nella vita di Peter? 1. È la sottomissione. A prima vista, può sembrare una qualità insolita da coltivare in un leader. Dopotutto, il leader è il responsabile e si aspetta che gli altri si sottomettano a lui. Non è così, ma un vero leader non richiede solo sottomissione, è un esempio di sottomissione attraverso la sottomissione al Signore e a coloro che hanno autorità su di lui. Tutto ciò che fa il vero capo spirituale deve essere improntato alla sottomissione ad ogni legittima autorità, specialmente a Dio e alla sua parola. I leader tendono ad essere fiduciosi e aggressivi. Dominano naturalmente. Pedro aveva quella tendenza. Era veloce nel parlare e veloce nell'agire. Come abbiamo visto, era un uomo di iniziativa. Ciò significa che era sempre incline a cercare di prendere il controllo di ogni situazione. Per bilanciare quel lato di lui, il Signore gli insegnò la sottomissione. E lo ha fatto in alcuni modi piuttosto notevoli. Un classico esempio di questo si trova in Matteo 17. Questo racconto si verifica in un momento in cui Gesù stava tornando con i 12 a Cafarnao, la sua base operativa, dopo un periodo di ministero itinerante. Un esattore delle tasse era in città facendo il suo giro regolare per riscuotere le 2 dracme annuali, mezzo siclo, tassa che tutti i 20enni o più dovevano pagare. Questa non era una tassa pagata a Roma, ma una tassa pagata per la manutenzione del Tempio. È stato prescritto in Esodo 30 versetti 11-16, confronta le Seconde Cronache 24 versetto 9. La tassa era pari a 2 giorni di paga, quindi non era una piccola somma. Scrive Matteo, quelli che avevano raccolto le 2 dramme andarono da Pietro e gli dissero, il tuo maestro non paga le 2 dramme. Matteo 17 versetto 24. Pietro assicurò loro che Gesù pagava le loro tasse. Ma a quanto pare questa particolare tassa ha prodotto qualche problema nella mente di Peter. Gesù era moralmente obbligato, in quanto figlio di Dio incarnato, a pagare per la manutenzione del Tempio come qualsiasi altro uomo. I figli dei re terreni non pagano le tasse nei regni dei loro padri, perché Gesù dovrebbe pagare.
Gesù sapeva cosa stava pensando Pietro. Così, mentre entrava in casa, Gesù gli parlò per primo, dicendo, «Che ne pensi, Simone? I re della terra, da chi riscuotono tributi o tasse? Dai loro figli o da estranei?» Versetto 25. Peter ha risposto, «Dagli estranei. I re non applicano tasse ai loro figli». Gesù trasse a Pietro la logica conclusione, allora i figli sono esentati, versetto 26. In altre parole, Gesù aveva un'autorità celeste assoluta, quindi poteva rinunciare a pagare la tassa del Tempio se lo desiderava. Ma se non lo avesse pagato, avrebbe inviato un messaggio sbagliato per quanto riguardava l'autorità terrena. Meglio sottomettersi, pagare la tassa ed evitare una situazione che la maggior parte delle persone non capirebbe. Quindi, anche se tecnicamente non era obbligato a pagare la tassa del Tempio, disse, comunque, per non offenderli, vai al mare e getta l'amo, e il primo pesce che prendi, prendilo, e quando gli apri la bocca, troverai uno statere, prendilo e daglielo per me e per te, versetto 27. La moneta nella bocca del pesce era uno statere, una moneta del valore di un siclo o 4 dracme. Era esattamente ciò che serviva per pagare la tassa del Tempio per 2 persone. In altre parole, Gesù fece in modo che anche la tassa di Pietro fosse pagata per intero. È curioso che il miracolo che Gesù compiva dimostrasse la sua assoluta sovranità, e allo stesso tempo, con il suo atteggiamento di pagare il tributo, fosse un esempio di sottomissione umana. In modo soprannaturale, Cristo ha indirizzato un pesce che aveva ingoiato una moneta all'esca dell'amo di Pietro. Se Gesù era il Signore della natura fino a quel punto, certamente aveva l'autorità di scegliere di non pagare la tassa del Tempio. Ma decise di insegnare a Pietro, con il suo esempio, a sottomettersi volontariamente. La sottomissione è una qualità caratteriale indispensabile che i leader devono coltivare perché se vogliono insegnare alle persone a sottomettersi, devono essere loro stessi esempi di sottomissione. E ci saranno momenti in cui un leader deve sottomettersi anche quando potrebbero esserci ottime argomentazioni per non farlo. Peter ha imparato bene la lezione. Anni dopo, nella prima lettera di Pietro 2 versetti da 13 a 18, scriverà per amore del Signore sottomettetevi a ogni umana istituzione, sia al re, come superiore, sia ai governatori, come da lui inviati per la punire i malfattori e lodare coloro che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene, tu faccia tacere l'ignoranza degli uomini stolti, come liberi, ma non come coloro che hanno la libertà come pretesto per fare il male, ma come servi di Dio. Onore a tutti. Ama i fratelli. Temi Dio. Onora il re. Servi. Siate sottomessi con tutto il rispetto ai vostri padroni, non solo ai buoni e affabili, ma anche a quelli che sono difficili da sopportare. Questa è stata la stessa lezione che Pietro ha imparato da Cristo, in un certo senso, sei libero, ma non usare la tua libertà come copertura per il male. Invece, considera te stesso un servitore del Signore. Sei un cittadino del cielo e solo un residente temporaneo sulla terra, ma ti sottometti a ogni ordinanza dell'uomo per amore del Signore. Tu sei prima di tutto un suddito del regno di Cristo e un semplice straniero e pellegrino su questa terra. Tuttavia, per evitare offese, onora il re terreno. Onore a tutti. Questa è la volontà di Dio e sottomettendoti metterai a tacere l'ignoranza dei malvagi. Ricordate, l'uomo che scrisse quell'epistola era lo stesso che, quando era giovane e impetuoso, tagliò l'orecchio al servo del sommo sacerdote. È lo stesso uomo che una volta ha lottato con l'idea che Gesù pagasse le tasse. Ma ha imparato a sottomettersi, che non è una lezione facile per un leader naturale.
Pedro era incline a essere dominante, energico, aggressivo e resistente all'idea di sottomissione. Ma Gesù gli insegnò a sottomettersi volentieri, anche se pensava di avere buone ragioni per non farlo. Una seconda qualità caratteriale che Peter apprese fu la sottomissione. Molte persone con capacità di leadership innate non eccellono naturalmente quando si tratta di trattenere, di moderazione. L'autocontrollo, la disciplina, la moderazione e la riservatezza non sono necessariamente qualità che possiede una persona che guida gli altri. Ecco perché molti leader hanno problemi con la rabbia e le passioni incontrollate. Potresti aver notato di recente che i seminari sulla gestione della rabbia sono diventati la rabbia per i massimi dirigenti e le persone in posizioni di leadership nel mondo degli affari. È chiaro che la rabbia è un problema comune e serio tra le persone che raggiungono livelli di leadership così elevati. Peter aveva tendenze simili. Gli impetuosi hanno una tale personalità che li rende inclini a prendere l'iniziativa e ad agire con decisione. Tutto questo è ciò che li rende leader. Queste persone diventano facilmente impazienti con coloro che non hanno una visione o hanno risultati scarsi. Possono rapidamente irritarsi con coloro che non superano gli ostacoli per raggiungere il successo. Pertanto, devono imparare a trattenersi per essere buoni leader. Il Signore ebbe cura di insegnare a Pietro a trattenersi. Questo è uno dei motivi principali per cui Peter ha dovuto sopportare i rimproveri più aspri quando ha parlato troppo presto o ha agito troppo in fretta. Il Signore gli insegnava costantemente a trattenersi. Quella scena nel giardino in cui Pedro ha cercato di decapitare Malco è un classico esempio della sua mancanza di controllo naturale. Sebbene fosse circondato da centinaia di soldati romani, tutti armati fino ai denti, Pietro estrasse sconsideratamente la spada e si preparò ad attaccarli. Fu fortunato perché Malco perse solo un orecchio e Gesù riparò immediatamente il danno. Come abbiamo già visto, Gesù lo rimproverò aspramente per questa azione. Quel rimprovero dovette essere particolarmente difficile per lui, avendolo ricevuto davanti a un'orda di nemici. Ma ha imparato molto da quello che ha visto quella notte. Più tardi nella sua vita scriverà: "Per questo siete stati chiamati, perché anche Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio, perché possiate seguire le sue orme, che non commise peccato, né fu trovato inganno nella sua bocca, che quando lo hanno maledetto, non hanno risposto con una maledizione, quando soffriva, non minacciava, ma affidava la causa a colui che giudica con giustizia." Prima lettera di Pietro 2 versetti 21-23. Che differenza dal giovane che ha cercato di colpire con una spada e farsi strada attraverso i suoi avversari. Pedro aveva imparato la lezione di controllarsi. Doveva anche imparare l'umiltà. Spesso i leader sono tentati dal peccato dell'orgoglio. In effetti, il peccato ossessionante della leadership potrebbe essere la tendenza a credere di essere più di quello che sei. Quando le persone lo seguono, lo lodano costantemente, lo cercano e lo ammirano, allora è molto facile essere sopraffatti dall'orgoglio. Possiamo vedere in Peter un'enorme fiducia in se stesso. Questo è evidente dal modo in cui è balzato in piedi con le risposte a tutte le domande. È evidente nella maggior parte dei suoi atti, come quando è saltato giù dalla barca e ha iniziato a camminare sull'acqua. Divenne evidente nel modo peggiore e più disastroso in quella decisiva occasione in cui Gesù predisse che i suoi discepoli lo avrebbero abbandonato. Gesù disse: "Stanotte mi scandalizzerete tutti, poiché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse." Matteo 26 versetto 31. Ma Pietro era molto fiducioso: "Anche se tutti si offendono di te, io non mi offenderò mai." Versetto 33, corsivo dell'autore. Poi ha aggiunto: "Signore,
Sono pronto ad andare con te non solo in prigione, ma anche alla morte, Lecce 22 versetto 33. Naturalmente, come al solito, Pietro aveva torto e Gesù aveva ragione. Pietro rinnegò Gesù non solo una ma più volte, proprio come Gesù aveva avvertito. La vergogna e il rimprovero di Pietro per aver disonorato Cristo così apertamente furono accresciuti dal suo vantarsi così arditamente di essere impermeabile a tali peccati. Ma il Signore ha usato tutto questo per renderlo un uomo umile. E quando scrive la sua prima lettera, dice, rivestitevi di umiltà, perché, Dio resiste ai superbi, e dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché egli vi esalti a suo tempo, prima lettera di Pietro 5 versetti 5 e 6. In particolare ha detto ai capi delle chiese, non siate padroni di quelli che vi sono affidati, ma esempi del gregge, versetto 3. L'umiltà divenne una delle virtù che caratterizzarono la vita, il messaggio e lo stile di leadership di Pedro. Ma ha anche imparato ad amare. Tutti i discepoli hanno faticato a imparare che la vera leadership spirituale significa servizio amorevole gli uni agli altri. Il vero leader è qualcuno che serve, non qualcuno che pretende di essere servito. Questa è una lezione difficile da imparare per molti leader naturali perché tendono a vedere gli altri come un mezzo per raggiungere i propri fini. In genere, i leader sono orientati al lavoro piuttosto che alle persone. E in questo modo usano le persone, o passano sopra le persone per raggiungere i loro obiettivi. Pietro e il resto dei discepoli dovevano imparare che la leadership è radicata e cresce in un terreno di amorevole servizio agli altri. Il vero leader ama e serve coloro che guida. Gesù ha detto, se uno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti, Mac 9 versetto 35. Costantemente, il Signore stesso ha mostrato ai Suoi discepoli quel tipo di guida del servizio e dell'amore con il suo modo di vivere. Ma da nessuna parte ciò è più evidente che nella stanza superiore la notte in cui è stato tradito. Gesù e i discepoli erano andati a celebrare la Pasqua in una stanza in affitto a Gerusalemme. La stessa celebrazione pasquale era un pasto lungo e cerimonioso che durava almeno 4 o 5 ore. In quella cultura, i partecipanti in genere si sdraiavano su tavolini piuttosto che seduti in posizione eretta sulle sedie. Ciò significava che, in una tale posizione, la testa di una persona sarebbe stata molto vicina ai piedi di un'altra. In quelle regioni tutte le strade erano fangose o polverose, tanto che i piedi erano costantemente sporchi. Pertanto, l'usanza era che quando qualcuno entrava in una casa per partecipare a un pasto, vi fosse un servitore il cui compito era lavare i piedi agli ospiti. Questo era forse il lavoro più basso e meno desiderato di tutti. Ma per un padrone di casa non aver disposto che i piedi dei suoi ospiti fossero lavati era una grave offesa, confronta Luca 7 versetto 44. Apparentemente, in quella frenetica notte di Pasqua, in quella stanza in affitto, non era stato previsto che un servitore lavasse i piedi agli ospiti. Evidentemente i discepoli preferivano dimenticare l'etichetta piuttosto che offrirsi per svolgere un compito così basso. Così si affollarono attorno al tavolo come se fossero pronti a iniziare la cena senza essersi lavati i piedi. Allora, dice la scrittura, Gesù stesso si alzò da cena, si tolse il mantello e, preso un asciugatoio, se lo avvolse intorno. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto, Giovanni 13 versetti 4 e 5. Gesù stesso, colui che giustamente chiamavano Signore, assunse il ruolo dello schiavo più infimo e lavò i piedi sporchi dei suoi discepoli. Secondo Luca, più o meno nello stesso momento in cui ciò avveniva,
I discepoli erano nel mezzo di una discussione su chi di loro fosse il più grande, Luca 22 versetto 24. A loro interessava esaltarsi, non umiliarsi. E poi Gesù fece quello che nessuno di loro voleva fare. Ha dato loro una lezione sull'umiltà dell'amore genuino. Molto probabilmente cadde in un silenzio opprimente. Ma quando Gesù venne da Simon Pietro, Pietro gli disse, Signore, mi lavi i piedi. Giovanni 13 versetto 6. Il significato della frase è, cosa pensi di fare? Ecco il presuntuoso e spavaldo Simone, che parla ancora senza pensare. E ha detto ancora, non mi laverai mai i piedi, versetto 8. Pietro era il maestro delle affermazioni assolute, non mi offenderò mai, confronta Matteo 26 versetto 33. Non mi laverai mai i piedi. Non ci sono sfumature di grigio nella vita di Pedro, tutto è assolutamente in bianco e nero. Gesù gli rispose, se non ti laverò, non avrai parte con me, Giovanni 13 versetto 8. Naturalmente, Gesù stava parlando della necessità della purificazione spirituale. Ovviamente, non fu la letterale lavanda dei piedi a rendere i discepoli idonei alla comunione con Cristo. Gesù stava parlando della purificazione dal peccato. Questa era la realtà spirituale che questo atto umiliante di lavare i piedi intendeva simboleggiare. La prova che parlava di purezza spirituale si trova nel versetto 10, dove dice, «Voi siete puri, ma non tutti». Aveva già lavato loro i piedi, quindi erano puliti in senso esteriore, fisico. Ma l'apostolo Giovanni dice nel versetto 11, poiché sapeva chi lo avrebbe tradito, per questo ha detto, non siete tutti puri, intendendo dire che Giuda non era puro nel senso spirituale di cui parlava. La risposta di Pietro è tipica del suo sfrenato entusiasmo, Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mie mani e il mio capo, v. 9. Ancora una volta, con Pedro non c'era via di mezzo. Era sempre tutto o niente. Pertanto, Gesù gli assicurò che era già, completamente pulito. Il Signore continuava a parlare in termini spirituali del perdono e della purificazione dal peccato. Ora Pedro non aveva bisogno di nient'altro che una lavanda dei piedi. In altre parole, Pietro, in quanto credente, era già pienamente giustificato. Il perdono e la purificazione di cui aveva bisogno non erano il tipo di perdono sommario che si chiederebbe al giudice dell'universo, come se Pietro stesse cercando di assicurarsi il suo destino eterno. Aveva già ricevuto quel tipo di purificazione e perdono. Ma ora si stava avvicinando a Dio come ogni bambino va da suo padre, cercando la grazia paterna e il perdono per gli errori che aveva commesso. Quello era il tipo di pulizia di cui Pedro aveva bisogno. È lo stesso tipo di perdono per cui Gesù insegnò a tutti i credenti a pregare quotidianamente, Luca 11 versetto 4. Qui Gesù paragonò tale perdono quotidiano alla lavanda dei piedi. Tutte queste verità erano avvolte nel simbolismo quando Gesù lavò i piedi ai suoi discepoli. Ma la lezione centrale riguardava il modo in cui dovremmo mostrare amore. L'esempio di Gesù è stato un atto di amore consumato, nel compiere un servizio così umile. Più tardi quella notte, dopo che Giuda se ne fu andato, Gesù disse agli undici, «Vi do un nuovo comandamento». Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati, amatevi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri, Giovanni 13 versetti 34 e 35. Come li aveva amati? Ha lavato loro i piedi. Mentre discutevano su quale fosse la cosa più importante, egli mostrò loro come si esprimeva il servizio umile e amorevole reciproco. È difficile per alcuni leader chinarsi e lavare i piedi a coloro che percepiscono come loro subordinati.
Ma quello era l'esempio di leadership che Gesù diede e insistette affinché i suoi discepoli lo seguissero. Infatti, disse loro che mostrare amore reciproco in questo modo era il segno di un vero discepolo. Pedro imparerebbe ad amare. Certamente sì. L'amore divenne uno dei tratti distintivi del suo insegnamento. Nella prima lettera di Pietro 4 versetto 8 scrive, e soprattutto abbiate amore fervente gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. La parola greca tradotta, fervente, in questo versetto è ektenes, che letteralmente significa, al limite. Pietro ci chiama ad amare al meglio delle nostre capacità. L'amore di cui parla non è semplicemente una questione di sentimenti o di come rispondiamo alle persone che sono naturalmente gentili. Sta parlando di un amore che copre e compensa i fallimenti e le debolezze degli altri, l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Questo è il tipo di amore che lava i piedi del fratello dalla sporcizia. Pietro stesso aveva imparato quella lezione dall'esempio di Cristo. Un'altra importante qualità caratteriale che Peter aveva bisogno di imparare era la compassione. Quando il Signore avvertì Pietro che avrebbe rinnegato, gli disse, Satana ti ha chiesto di vagliarti come il grano, Elleci 22 versetto 31. Il grano veniva solitamente separato dalla pula scuotendolo e lanciandolo in aria con un forte vento. La paglia fu portata via dal vento e il grano cadde a mucchio, già pulito. Forse ci saremmo aspettati che Gesù dicesse, non permetterò a Satana di setacciarti. Ma non l'ha fatto. Piuttosto, fece sapere a Pietro che aveva dato a Satana il permesso che cercava. Avrebbe permesso al diavolo di mettere alla prova Pietro, come fece Dio nel caso di Giobbe. Quello che ha detto, in sostanza, è stato, glielo lascerò fare. Lascerò che Satana scuota le fondamenta stesse della tua vita. Allora lascerò che ti getti nel vento finché non rimarrà nient'altro che la realtà della tua fede. E gli assicurò che la sua fede sarebbe sopravvissuta alla prova. Ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, quando tornerai, conferma i tuoi fratelli, v. 32. Fu allora che Pedro insistette con arroganza che non avrebbe mai inciampato. Ma nonostante la sua affermazione, prima che la notte fosse finita, aveva rinnegato Gesù, e tutto il suo mondo tremava pericolosamente. Il suo ego era sgonfio. La sua fiducia in me stesso era andata in frantumi. Il suo orgoglio ha sofferto indicibilmente. Ma la sua fede non è mai venuta meno. A cosa serviva tutto questo? Gesù stava preparando Pietro a rafforzare i fratelli. Spesso, le persone con doti naturali di leadership tendono a mancare di compassione, a scarseggiare nel confortare e ad essere impazienti con gli altri. Non si fermano troppo a lungo per curare i feriti mentre perseguono i loro obiettivi. Peter aveva bisogno di imparare la compassione attraverso la propria sofferenza, in modo che, quando fosse finita, potesse rafforzare gli altri nella loro. Per il resto della sua vita, Pedro avrebbe dovuto mostrare compassione a coloro che avevano problemi. Dopo essere stato sballottato da Satana, Peter era ben preparato a entrare in empatia con le debolezze degli altri. Non poteva fare a meno di provare grande compassione per coloro che soccombevano alla tentazione o cadevano nel peccato. Era già stato lì e da quell'esperienza ha imparato ad essere compassionevole, tenero, generoso, gentile e confortante con coloro che erano feriti dal peccato e dai suoi fallimenti personali. Nella prima lettera di Pietro, 5 versetti da 8 a 10, scrive, siate sobri, siate vigilanti, perché il vostro avversario il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare, che resistete saldi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si stanno compiendo nei vostri fratelli sparsi nel mondo.
Ma il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Gesù Cristo, dopo che avrai sofferto per un po', egli stesso ti perfezionerà, confermerà, rafforzerà e stabilirà. Pietro capiva la debolezza umana, e la capiva molto bene. Aveva toccato il fondo. Le sue stesse debolezze lo avevano abbattuto. Ma era stato perfezionato, stabilito, rafforzato e stabilito dal Signore. Come al solito, scriveva per esperienza personale. Non erano precetti teorici quelli che insegnava. Alla fine, ha dovuto imparare il valore. Non quell'impetuoso, avventato, falso, coraggio, che gli fece oscillare la spada così selvaggiamente contro Malco, ma un'indole matura, ferma, intrepida, disposta a soffrire per la causa di Cristo. Il regno delle tenebre si erge contro il regno della luce. Le bugie si oppongono alla verità. Satana è contro Dio. E i demoni sono contro i santi propositi di Cristo. Pertanto, Peter avrebbe incontrato difficoltà ovunque andasse. Gli disse Gesù, in verità ti dico, quando eri più giovane, ti cingevi e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi, Giovanni 21 versetto 18. Cosa significava? L'apostolo Giovanni dà una chiara risposta, questo disse, indicando con quale morte Pietro avrebbe glorificato Dio, v. 19. Per Pietro, il prezzo della predicazione sarebbe la morte. Avrebbe sofferto persecuzione, oppressione, tribolazione e, infine, martirio. Ma per perseverare avrebbe avuto bisogno di un coraggio solido come la roccia. È quasi possibile vedere la nascita del vero coraggio nel cuore di Pietro a Pentecoste, quando fu riempito e potenziato dallo Spirito Santo. Prima di allora, aveva mostrato lampi di un volubile tipo di coraggio. Per questo sguainò per un istante con impeto la sua spada davanti a una folla di soldati armati, ma poche ore dopo rinnegò Gesù quando si trovò di fronte una serva. Il suo valore, come ogni cosa nella sua vita, era influenzato dall'instabilità. Dopo la Pentecoste, però, vediamo un Pietro diverso. Atti 4 racconta come Pietro e Giovanni furono portati davanti al Sinedrio, il consiglio governativo ebraico. Furono solennemente accusati di non parlare né insegnare in alcun modo nel nome di Gesù, versetto 18. Pietro e Giovanni risposero coraggiosamente, giudica se è giusto dinanzi a Dio ubbidire a te anziché a Dio, poiché non possiamo fare a meno di dire ciò che abbiamo visto e udito, versetti 19 e 20. Ben presto furono riportati davanti al Sinedrio per aver continuato a predicare. E la stessa cosa dicevano, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, At 5 versetto 29. Pietro, ripieno di Spirito Santo e mosso dalla consapevolezza che Cristo era risorto dai morti, aveva acquisito un coraggio incrollabile, solido come una roccia. Nella sua prima epistola si intravede perché fosse pieno di tanto coraggio. Scrivendo ai cristiani dispersi in tutto l'impero romano a causa delle persecuzioni, dice, benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che secondo la sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e immutabile, riservata in cielo a voi, custoditi nella potenza di Dio mediante la fede, per conseguire la salvezza che si prepara a rivelarsi nell'ultimo tempo. Nella quale ti rallegri, sebbene ora per poco tempo, se necessario, devi essere afflitto in varie prove, affinché la tua fede, molto più preziosa dell'oro, che, sebbene corruttibile, si prova col fuoco, sia messa alla prova, essere trovati nella lode, nella gloria e nell'onore quando Gesù Cristo sarà manifestato,
Prima lettera di Pietro 1 versetti da 3 a 7. Era sicuro in Cristo, e lo sapeva. Aveva visto Cristo risorto, quindi sapeva che Cristo aveva sconfitto la morte. Sapeva che qualunque prova terrena dovesse affrontare, era solo temporanea. Le prove, sebbene spesso dolorose e sempre spiacevoli, non sono nulla in confronto alla speranza della gloria eterna, confronta Romani 8 versetto 18. Sapeva che la genuinità della vera fede era infinitamente più preziosa di qualsiasi deperibile ricchezza terrena, poiché la sua fede si sarebbe tradotta nella lode e nella gloria di Cristo al suo ritorno. Quella speranza è ciò che ha dato a Peter tanto coraggio. Man mano che imparava tutte quelle lezioni, e il suo carattere si trasformava, e diventava l'uomo che Cristo voleva che fosse, gradualmente si trasformò da Simone in roccia. Dall'esempio del Signore ha imparato a sottomettersi, a contenersi, ad essere umile, ad amare, ad essere compassionevole e coraggioso. E grazie all'opera dello Spirito Santo nel suo cuore, divenne un grande leader. Predicò a Pentecoste e 3.000 persone furono salvate, Atti 2 versetti da 14 a 41. Lui e Giovanni guarirono uno zoppo, Atti 3 versetti da 1 a 10. Aveva così tanto potere che le persone venivano guarite solo con la sua ombra, Atti 5 versetti 15 e 16. Ha risuscitato Dorcas, Atti 9 versetti da 36 a 42. Portò il Vangelo ai Gentili, Atti 10, e scrisse due epistole, la prima e la seconda lettera di Pietro, nelle quali espone le stesse lezioni che aveva imparato dal Signore sul carattere autentico. Che tipo di uomo era Pietro? È stato perfetto? No! In Galati 2 l'Apostolo Paolo racconta un episodio in cui Pietro scese a compromessi. Aveva agito in modo ipocrita. Questo ci permette di vedere un breve assaggio del vecchio Simon. Pietro stava mangiando con i gentili, condividendo con loro come un vero fratello in Cristo finché non apparvero alcuni falsi maestri. Questi eretici insistevano sul fatto che fin tanto che i gentili non fossero stati circoncisi e avessero seguito la legge cerimoniale dell'Antico Testamento, non sarebbero stati salvati e quindi non avrebbero dovuto essere trattati come fratelli. Pietro, apparentemente intimidito dai falsi maestri, smise di mangiare con i fratelli gentili, Galati 2 versetto 12. Il versetto 13 dice che quando Pietro lo fecero anche tutti gli altri perché Pietro era il capo. Poi l'Apostolo Paolo scrive, gli ho posto resistenza faccia a faccia, perché era da condannare, versetto 11. Paolo rimprovera Pietro davanti a tutti, versetto 14. A merito di Pietro, diciamo che ha risposto alla correzione di Paolo. E quando l'errore dei giudaizzanti fu finalmente affrontato in un intero concilio dei capi e degli apostoli della Chiesa di Gerusalemme, fu Pietro a parlare per primo in difesa del Vangelo della grazia divina. Fu lui a introdurre l'argomento che salvò la situazione, Atti 15 versetti da 7 a 14. In effetti, difendeva il ministero dell'apostolo Paolo. L'intero episodio mostra come Simon Pietro rimase ammaestrabile, umile e sensibile alla convinzione e alla correzione dello Spirito Santo. Come è finita la vita di Pietro? Sappiamo che Gesù gli aveva detto che sarebbe morto martire, Giovanni 21 versetti 18 e 19. Ma la scrittura non registra la sua morte. Tutti gli antichi documenti della storia della Chiesa primitiva indicano che fu crocifisso. Eusebio cita la testimonianza di Clemente, il quale afferma che prima che Pietro fosse crocifisso fu costretto ad assistere alla crocifissione della propria moglie. Mentre camminava verso la morte, Clemente dice che Pietro l'ha chiamata per nome, dicendole, «Ricordati del Signore». Quando fu il suo turno di morire, chiese di essere crocifisso a testa in giù perché non era degno di morire come era morto il suo Signore.
E così, è stato inchiodato a una croce a testa in giù. La vita di Pietro potrebbe essere riassunta con le ultime parole della sua seconda lettera: crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, seconda lettera di Pietro 3 versetto 18. Questo è esattamente quello che ha fatto, ed è per questo che è diventato Rock, il grande leader della Chiesa primitiva. Caro amico di ascolto, a nome del team, il Poliglotta Cristiano, ti salutiamo e siamo lieti che ti piaccia questo canale creato e progettato per te, dove puoi ascoltare gli adattamenti dei migliori titoli cristiani nella tua lingua. Libri scritti da autori rinomati in campo cristiano, e ispirati dalla parola di Dio. Ti invitiamo a unirti a noi e goderti questa nuova serie di audiolibri intitolata 12 uomini comuni, scritta dal pastore John MacArthur, autore di questo e di altri celebri titoli. John MacArthur, nato a Los Angeles, California, il 19 giugno 1939, è un pastore e autore americano, noto per il suo programma radiofonico di insegnamento cristiano sindacato a livello internazionale, Grace to You. Dal 9 febbraio 1969 è pastore e insegnante della Grace Community Church di Sun Valley, California ed è attualmente anche presidente del Master's College di Newell, California e del Teachers Seminary di Los Angeles. Contrariamente alla credenza popolare, non dobbiamo essere perfetti per compiere l'opera di Dio. John MacArthur esamina i 12 uomini che Cristo ha scelto come suoi discepoli e ci aiuta a scoprire come possiamo trasformare le nostre stesse imperfezioni in strumenti utili per avere un impatto sugli altri. Senza andare oltre, le debolezze dei 12 discepoli sono conservate per sempre attraverso le pagine del Nuovo Testamento. Gesù scelse persone comuni, come pescatori, esattori delle tasse, politici fanatici, e trasformò le loro debolezze in punti di forza, producendo grandezza dall'assoluta inutilità. MacArthur delinea i principi dell'attento addestramento dei primi 12 discepoli, per i discepoli moderni come te. La prossima settimana vi invitiamo a seguirci con un nuovo capitolo di questa serie dal titolo, 12 uomini comuni. E se ti è piaciuto questo video e il canale, ti invitiamo a sostenerci per crescere dando mi piace e iscrivendoti in modo che possiamo continuare a lavorare per offrirti i migliori contenuti. Fino alla prossima settimana. Dio ti benedica.